indecente. Fa vedere che calze ho messo, sei in New York, vabbè. No, perché hai capito? Oh yeah, baby. No, perché è facile parlare senza contraddittorio. Adesso voglio vedere qua cosa dico. Adesso inizio bene, vai ragazzi. Io inizierei da una piccola cosa, se posso. Signor sì. Da un messaggio che ho ricevuto. È ricostruito per nascondere chi l'ha inviato, ma credimi che il contenuto è veritiero. Ma come si fa? Ma invitatemi. Ma come si fa? A invitare nel simbolo, nello stabile simbolo, cripto, quello che dice sulla città, metaverso, cripto, incredibile, siete nemici, sì. Chiaramente era quanto noi, non vai. Inoltre sprolacqua sul metaverso, giusto, hai ragione. Io sono d'accordo con loro, cioè nel senso che secondo me avete sbagliato, avete sbagliato qua in questa cosa, 4 mesi e mezzo, scusami, avete sbagliato. Però tuttavia, visto che qua allora è vero, è tutto vero, nel senso che hanno ragione, io assolutamente il mondo del metaverso l'ho chiarito, ci sono dei bellissimi video che spiegano il perché non esiste alcun metaverso, ma tuttavia la realtà aumentata, la realtà virtuale è tanta roba che è nella nostra vita. Perché dici stai fissato questo termine? Lascia stare, no? Se lo voglio chiamare ciccioliccio, faglielo chiamare. Perché? Perché con questo termine che non significa nulla, vendono della roba vuota. Perché se uno vendesse roba seria, la chiamerebbe col suo nome, ce l'ha il nome. Realtà aumentata per il mondo industriale, realtà virtuale per il metaverso, non c'è nessun metaverso. Su questo, Marco, c'è qui il presidente dell'Associazione Industriale Cinese, Oliviero Presenti, che è venuto a seguirmi. Comunque direi che vedi che c'è assolutamente. È lui? Prima fila. Beh, è quello più, capito. Abbiamo per onorevole Galeazzi della Cinese. Onorevole, dov'è onorevole Galeazzi? Non abbiamo. Là? Grazie ragazzi. Quindi metaverso. Poi vedo un altro cripto che siete, vabbè, con un insulto. Ah, non adesso, non adesso. Vai. Metaverso era. No, se vuoi dico due parole, ma le dico dopo. Vai, vai ragazzi. Io lascerei la parola. Casa vostra. Vai. Vedo che ti sei girato. Oh. Questi qua sapete chi è che ha fatto questa roba? Quelli lì che... Gli attentati mi fanno. Adesso Marco non succede più. Gli attentati mi fanno. Senti, io volevo... Metaverso. Ritornare sui termini. Vadi, vadi. Tu hai coniato un nuovo termine. Veramente? Cyberumanesimo. Ah sì, che carina che sei. Grazie cara. Cyberumanesimo è il titolo del mio nuovo libro, che potete tranquillamente acquistare. Non è ancora in vendita, edito solo 24 ore, però sta aspettando ancora che lo pubblichi, e doveva uscire la settimana scorsa, solo 25, 26, 27 ore. Qua, no? Adesso li sgridiamo pubblicamente, però presto, nell'arco, spero, di 10 giorni dovrebbe essere fuori. E parla di, racconta un po' quello che sta succedendo nel mondo, un po' questo, ma in modo approfondito, sono 400 pagine. Però non è un esercizio di stile, ho cercato di mettere dentro tutto quello che sta succedendo, cose che si sanno anche un po' meno, i rischi e le opportunità, e soprattutto ho cercato di ipotizzare cosa si possa fare. Per cui cyberumanesimo, perché esiste l'umanesimo digitale, ma il digitale è un po' tutto, anche quello che non è connesso, mentre il mondo cyber per natura ha a che fare con l'uomo e la connessione, storicamente per chi è appassionato del tema. E quindi ecco perché si chiama cyberumanesimo. Il talento in un mondo in cui ci stanno facendo vedere, no? Si orienta verso macchine, verso intelligenze artificiali, il talento che premiamo questa sera, che talento umano intendo, che ruolo gioca? Dove si colloca? Guarda, chiedi a me di parlare del talento, non sono un esperto di talento, se ti riferisci a quello che in teoria potrei avere, sai che non lo so, nel senso che a volte mi dicono, ma come mai, come fai a spiegare le cose in modo così facile? Io non lo so, e fa paura, perché se lo sapessi sarebbe meglio, perché almeno so come riprodurlo. Se mi passa, dici, l'uomo che vola, dici, come fai a volare? Non lo so, vuol dire che prima o poi se non voli più non sai più come tornare a volare. E io uguale, non lo so, per ora continuo a volare, vediamo, sono tanti anni che ho quella passione di aiutare le persone a capire questo mondo, no? Sì, pur avendo io 36, 37 anni, però ho iniziato veramente in fasce, e
e cioè, soprattutto qua, sono tutti giovanissimi. E quindi sì, ho questo desiderio da sempre, che ho la fortuna di portare avanti ogni volta sempre meglio, mi danno sempre più spazio e sono molto molto contento di questo. Il talento della comunicazione alla faccia di ChatGPT, mi varrebbe da dire, è un qualcosa che possiamo cercare di rivendicare a noi? Sai, la competenza forse, perché dietro una cosa di cui sono sicuro, di cui non mi vergogno, è la competenza che è fatta di studio poi alla fine, no? Di esperienza, di studio, tanti anni di studio, di esperienza, che poi con come dire, questa magia riesco a volte a semplificare. Però la competenza quella è lì, è quella famosa, no? Che ognuno qua ha nella propria materia, dove dici, ma come? Ti ho pagato così tanto per 5 minuti? Eh sì, ma ci ho messo 35 anni per dire la cosa giusta, no? Ecco, quindi quella lì è la competenza. E la competenza, quella lì ce l'ha, è quella che scopri quando vai a fondo, no? Perché se mi vuoi fare domande difficili, insomma. No, si scherza, si scherza. E quindi, sì, quella lì, ChatGPT non ce l'ha. ChatGPT è un pappagallo che cerca di beccare statisticamente la risposta giusta. O allucinazioni o cose un po' strane, si ricollega al tema del deep fake. Tu hai illustrato un caso dell'incredibile che è successo a Hong Kong qualche tempo fa, di una poveretta che è stata coinvolta in una video call e aveva di fronte quelli che pensava fossero i suoi datori di lavoro e capi, mentre in realtà erano dei truffanti, dei farabutti, che l'hanno costretta a fare un versamento di centinaia di milioni dollari, comunque sono decine di milioni anche di euro nei conti di questi signori. Come la mettiamo rispetto a queste deformazioni? È un guaio, ci sono poche soluzioni, veramente poche, quindi è un grande guaio, soprattutto adesso che siamo di fronte all'anno con più elezioni nella storia, no? Questo l'ho annunciato ormai da un bel po', nel senso che banalmente, senza entrare in cose troppo, come dire, verticali scientifiche, su Striscia la Notizia, 2 anni fa c'erano già servizi in cui parlavo di questo pericolo. C'è chi li usa per scopi come appunto Striscia, come dire, no? Di satira, divertenti, ma purtroppo c'è chi li usa, che è uno strumento, per far del male o per creare problemi. Peraltro teniamo conto che il mondo è grande, ci sono tanti stati, ogni stato legifera per conto suo. Così come oggi siamo in un mondo sempre più diviso, purtroppo, soprattutto negli ultimi recenti mesi, anni, è anche difficile quindi metterli d'accordo da quel punto di vista. E allora che cosa succede? Che vi faccio un esempio portando il concetto agli estremi. Tu puoi anche regolamentare tutto quello che vuoi, perché la prima cosa che ci viene in mente è sì, vabbè, ho capito, però si possono fermare? Per legge? Sì. Sì, gli Stati Uniti mettono delle regole, l'Italia, l'Europa mette delle regole, la Svizzera mette delle regole, l'Inghilterra mette delle regole, la Corea del Nord no. E in Corea del Nord non c'è solo il coreano che parla solo coreano stretto, ma oggi con un click trasformi qualsiasi cosa in qualsiasi lingua. E quindi da lì può benissimo partire tutta la disinformazione che volete. Dico Corea del Nord perché è polite, si può dire. Altri paesi, a seconda di dove sei, sono un po' più, devi stare attento a chi c'è davanti, però ci sono paesi meno amici di altri che possono influenzare quanto vogliono, elezioni, punti di vista, eccetera. Pensate banalmente alle app che sono nei nostri telefoni, nei telefoni dei nostri ragazzi, che sono alcune, senza, e poi perché sennò qua entriamo in polemiche, che no, sono di proprietà o di diretto riferimento a stati dichiaratamente non amici di altri, eppure ne influenzano i ragazzi di quel paese. E quindi è un grande guaio. Avremo deepfake ovunque e influenza a volte non percepita. Perché sai, una volta influenzavi via, vi ricordate, via Facebook, va bene, adesso no, non influenzi più direttamente, fai, con l'intelligenza artificiale arrivi a dire esattamente quello che tu singolarmente puoi volerti sentir dire per essere influenzato. Per non parlare del fatto che non, i dati ci sono, tutti i nostri dati, pensateci, tutti i nostri dati ovunque, perché anche se voi li avete protetti bene, qualcuno ha rubato i database di dove voi li avete dati, per ovvie ragioni, dovete entrare in una banca,
no? Dove, no, dovete entrare, pensate alle Olimpiadi, oggi ha rubato tutto il database, no? Dentro quella roba lì finisce ovunque. No, in quel caso piano di sicurezza, ma insomma siamo tutti là dentro. Immaginate questo connesso a un'intelligenza artificiale in grado di arrivare direttamente a noi, è finita. Peraltro la maggior parte dei giornalisti, alcuni esclusi, ma la maggior parte ormai non scrive più, lo fa ChatGPT e quello che scrive lo decide un'intelligenza artificiale, che è di uno stato che non si sa quale, e il prodotto esce da una scatola nera di cui anche i produttori non sanno come mai lo fa. E cosa c'è dentro? Perché sono reti neurali addestrate. I dati sono stati buttati via. Ma come se ne esce da tutto questo? Non se ne esce purtroppo, perché vedete, anche quando regolamenti fino all'ultimo... Ipotizziamo che, ok? Si possa regolamentare sino all'ultimo click, compreso Kim Jong-un. Ok? Come si dice? Potrebbe essere una watermark. Bene, purtroppo è una potenziale soluzione, ma di fatto non serve. Perché esiste un'altra cosa che si chiama open source, cioè... software che fanno esattamente la stessa cosa, ma non piattaforme a cui ti rivolgi che ti dicono ChatGPT, se gli dici mi fai una roba illegale, lui non te la fa, ti dice no, non posso, perché loro lo hanno addestrato per risponderti così. Ma se tu installi localmente uno di quei modelli di AI, lui fa tutto. Watermark sì, lo obblighi, ho capito, ma è come dire oggi obbligo le persone a non usare stupefacenti, pure li usano, quindi... Solo che lo stupefacente in questo caso lo usa il singolo ed è illegale e si fa del male. Ma qui basta uno per influenzare tutto il mondo. Infatti lo dicevi, no? È l'anno, il 2024, in cui ci saranno più persone chiamate al voto, no? Di tutta la storia, 4 miliardi di individui. Quindi se iniziano a circolare dei video di politici, da Biden ad altri... La democrazia è a rischio. La democrazia è a rischio e lo abbiamo capito. Mi spiace per... io sono sicuro che in questa sala non ci sono complottisti. Però per quelli che dicono che c'è il microchip del vaccino, la terra è piatta e ci sono le altre cose, e questo è un sintomo diretto di quello che sta succedendo. Cose che non potevano succedere in passato. Ma oggi Fiorellino 45 è convinto di sapere cose che il resto del mondo non sa. Quindi delle bolle da cui noi guardiamo, su cui noi ci informiamo, si leggeva anche che ci sono circa 700 siti giornalistici, tra virgolette, che sembrerebbero solo alimentati dall'intelligenza artificiale. Perfetto, ma si sa, no? Chi è che te lo dice? Ma è così, le tesi ormai vengono scritte così. È un gravissimo problema. Solo la cultura, cioè il problema è che non riesci a salvare tutta la piramide, però, come dire, non ce la fai. Non lo so, almeno io non sono un filosofo così... Non sono proprio un filosofo e soprattutto non così bravo da riuscire a risolvere i problemi dell'umanità, magari. E quindi non te lo so dire, so solo che la piramide è purtroppo un po' freghicchiata, perché e chi riesce ancora ad accedere alla cultura, come dire, quella scientifica, convenzionale, perché quello di Fiorellino 75 di solito non lo è, e riesce magari a mantenere un'autonomia di pensiero, ma è molto complicato, pensate a che rischio sono esposti i nostri figli. E la positività in tutto questo che facevi vedere nel finale del tuo... Che noi siamo umani, resilienti, per ora l'intelligenza artificiale non ha ancora raggiunto l'intelligenza artificiale generale o la singolarità, cioè quello stadio in cui in teoria è in grado di avere consapevolezza, si dice. Siamo in tanti a pensarla in modo diverso. Io penso che non possa accadere. C'è chi dice che è già presente, semplicemente... non la stanno rendendo, non a caso, non i poteri forti, OpenAI, no, ancora se la sta tenendo lì e piano piano ne fa uscire dei pezzettini, perché in realtà l'hanno già raggiunta. È tanta roba. Luca, io passerei a te. Cambio angolo. No, io dico solo una cosa, mi fa piacere avere quello che adesso Marco c'ha l'intervista serie e tu ti sei girato subito la seconda. Io abbiamo capito. Vabbè, ma è beccato. Ma no, per galanteria l'ha fatto molto bene. Lasciamo perdere questo messaggio, perché noi ti vogliamo senza filtro. Ma io non l'ho mai avuto, sono lineare. Perfetto. Era proprio lo scopo per cui ti abbiamo chiamato, perché ti ho cercato da questo punto di vista. Per chi ne conosce il nostro format, solitamente faccio questo. Utilizzo delle parole chiave, una tua fotografia. Wow. In cui non ti farò delle domande, passerò solo le parole e se ti va tu mi racconti cosa ti viene in mente. Bellissimo, bellissimo, mi piace tantissimo. Parto da qui.
Parlo di IKEA, non sto facendo pubblicità. Wow. Perché? No. Bravo, dimmi tu perché. No, lo lascio dire a te. Ma perché? Ci sono tante connessioni con IKEA. Tu, dimmi qual è. Un cliente storico, sì. Il primo cliente, hai sviluppato tante cose per sì. loro. Tra tutte le tue attività che fai, sicuramente hai strutturato tanti progetti per IKEA, no? Ancora adesso lo fai per IKEA, se quante ne sanno, ma quante ne sanno, che bello però dire. Vedete, quando ti fanno le interviste che le sanno le cose, è bellissimo, soprattutto quando sei proprio sereno. Allora, questa è una delle, come dire, una ferita importante che ho nella mia storia professionale. Dovete sapere che era il 2012, 12 anni fa, sembra ieri, in realtà sono passati anni, e avevo fatto una ricerca. Avevo capito come si poteva identificare, usando un modello matematico, come si potevano identificare i fake followers che stavano iniziando a uscire nel mondo, allora come oggi su Instagram, su Twitter. E avevo fatto delle ricerche. La prima che avevo fatto era uscita con... avevo reso pubblico, peraltro, il modello, quindi poteva essere replicato. Non era una ricerca scientifica secondo i canoni tradizionali, però era replicabile. E purtroppo faccio questo lavoro e vedo che il primo allora, che era quello con più quei followers, tra le aziende mondiali, erano loro. E mia moglie mi diceva, non la pubblicare, ce l'hai come cliente. Noi avevamo fatto per loro la prima brochure digitale della loro cosa. E facevamo tante cose. E purtroppo è successo che io l'ho fatto uscire lo stesso, perché sono un imprenditore non vero. Io ho fatto l'imprenditore per fare le cose che volevo fare. E quindi se non le facevano gli altri, le dovevo fare io. Ma non sono un vero imprenditore, non seguo il profitto come strada. E quindi ovviamente abbiamo perso il cliente. Ma non è finita lì, perché poi ne ho fatta una sui politici e lì è successo l'impossibile. Perché è venuto fuori un partito, dammi questa cosa, non entriamo nel dettaglio. Perché è solo un peccato, solo perché no, non per altro. E tanto è pubblico, basta cercare. È venuto fuori un partito che allora aveva il 50% di fake, e a quel punto mi hanno attaccato, mi hanno detto che eccetera, segnavo l'università, mi hanno fatto perdere allora quel posto, e oggi sappiamo tutti che esistono i fake followers, e quelli del settore dicevano che non esistevano, che era una farsa, che io stavo rovinando interamente un settore. Sono passati 12 anni, la ragione, con la ragione non si campa, però nel frattempo almeno non sono un incompreso, ecco, nel frattempo ho continuato a fare le mie cose. Però quella è stata molto dura. Hai qualcosa di più leggero, Daniele? Vedi, questa era la prima, poi possiamo sempre andare, facciamo così, stacco per un attimo e andiamo a mostrarti questa parola, che a me piace tantissimo. La parola che ti sto mostrando adesso fa comunque parte della mia vita, perché io fin da ragazzino questo saldatore l'ho usato tante volte, a te ti dice qualcosa? Sì, da ragazzino ho iniziato con il saldatore proprio a fare le prime cose, perché i computer non erano ancora accessibili, no? Era il 70, 77, insomma, questi anni, quando ancora non ero nato, e praticamente e c'erano le basette di vetronite, saldavo, capevo, creavo, e poi a un certo punto poi finalmente sono arrivati i primi computer, il VIC-20, che serviva per giocare, era una piattaforma di videogame, però si poteva programmare, e io ho incominciato ad avere questo desiderio, che è un po' quello che è dell'hacker. L'hacker, voi pensate, voi, noi, non voi, ma dico, si pensa, spesso si immagina, no, l'idea è quella di un criminale informatico. L'hacker non è un criminale informatico, l'hacker è un approccio che si ha alle cose, uno che, chi vuol guardare come sono fatte dentro le cose e magari già che c'è cercare di trasformarle un po' a tuo piacimento, avere il potere di farlo. E quindi per chi ha questo approccio, e sicuramente in questa sala c'è chi, forse anche tu, perché se no non dicevi saldatore, è una cosa bellissima, perché tu praticamente hai il potere e quell'approccio non ho mai smesso di averlo. Tuttora devo vincere io i computer, alla fine devo fare quello che voglio io e non quello che voglio. Se qualcosa non funziona ci posso dormire qualche notte sopra, ma alla fine deve funzionare, devo vincere io. Ed è un approccio proprio che si ha. Proviamo a passare a questa. Rai 1. Sembra leggero, ragazzi, ma anche leggero. Rai 1, no, è stato bello. Rai 1, pensate che Rai 1 è iniziato a Rai 1, credo fosse il 2008, mi pare. Rai 1, perché, pensate, tutti pensano alla Rai,
Io lavoro adesso per un'altra rete, ma in realtà lavoro per un programma molto speciale, come il posto dei raccomandati, no? Si gira. Pensate che invece io ero in vacanza, mi chiama questo autore e mi dice: guarda, ho visto che c'è il tuo libro che si chiamava Il mondo digitale facile per tutti, Mondadori peraltro allora era. E quindi dice: io cercavo qualcuno che a una mattina venisse a parlare tutte le settimane di internet e che lo spiegasse come faceva il maestro Manzi. Mi sono sciolto perché il maestro Manzi per me è un mito, no? E quindi mi ha chiamato, sono andato là e ho incominciato tutte le settimane con il mio papillon, perché allora avevo quello stile. Sono un po' autistico da questo punto di vista, mi vesto sempre uguale a seconda dei periodi. Questo è il periodo quello dadaista, no? Questo è Rai 1, sì. Posso chiedere il nome della trasmissione? Una mattina in famiglia. Ospedale, c'entra qualcosa questa parola? Ospedale? Ospedale digitale, non è mai usata. Ah sì, pronto soccorso digitale si chiamava la mia rubrica. Non volevo dire il nome esatto. Sta facendo un test per vedere se la vecchiaia... Dietro c'è il medico, non ti preoccupare. Grazie ragazzi. Proviamo a far così, ritorniamo sul discorso magari No, non lo è per niente. No, lo è. Io in realtà la nostra associazione per tanto tempo ha promosso attività, diciamo, durante la pandemia. Ti racconto questo. Durante la pandemia la nostra associazione ha pensato in creare una fiera virtuale 2D e 3D, in cui le persone potessero entrare in contatto, perché non c'era più la possibilità, chiaramente, di entrare in centro fiera. E comunque abbiamo cercato di coinvolgere i nostri associati. Abbiamo coinvolto davvero tante persone, perché in questa situazione, quindi 3D, che è stata realizzata, i numeri erano davvero importanti. Su questa realizzazione si chiamava Swiss Virtual Expo, comunque situazione di fiera svizzera virtuale. Poi c'è stato un giorno, che conosciamo tutti, in cui un signore di nome Mark ha deciso di riprendere da un libro, che tu hai citato moltissimo. Sai tutto. Snow Crash. E quel libro ha tentato di applicare questa parola, non propriamente molto corretto, giusto? No, Neil Stevenson, che ha scritto Snow Crash, è un libro per noi un po' cyberpunk di vecchia generazione, un mito di libro che raccontava le storie, no? Quelle, come dire, di fantascienza, tra cui questo episodio dentro questo libro in cui si parlava di questa società. Un pochino come Ready Player One, se l'avete visto, no, questo, simile, solo che Ready Player One c'era un proprietarione cattivone, perché giustamente se no non funzionava la storia dell'eroe americana. Ma in realtà dentro Snow Crash questo mondo era di proprietà di nessuno, come internet. Cioè non c'è un proprietario di internet, perché ognuno ne possiede un pezzo, ok? Quindi accesso a... E quindi questo mondo virtuale in cui, come esattamente come Ready Player One, veniva vissuto dalle persone. Ho risposto prima del necessario? No. Dalle persone. E quindi cosa succede? Che si chiamava metaverso. Finito, dimenticato. Le parole si evolvono e cambia il significato nel tempo. Quella è stata in frigorifero per 30 anni, di più, 35. Frigorifero. Non è stata più toccata. A un certo punto Mark Zuckerberg, un bel lacherone, un bel ghiccone come me e come tutti gli altri, ha detto: what's metaverso? Secondo me più o meno ha detto così, comunque l'ha pensato. E ha detto: aspetta che adesso, siccome è molto bella questa cosa dei visori, aveva il suo CTO molto fissato con questa storia qua. Come fai a sapere questi dettagli? Che noi conosciamo. Molto fissato. E lo ha convinto proprio a spendere un mucchio di soldi per creare questa roba. Cosa è successo? Che erano 10 anni, ora non vi sembra possibile, ma vi assicuro, se tornate indietro di 3 anni, il mondo era completamente diverso. Nel settore, 10 anni che dall'avvento dei social network non era successo niente, a parte il mondo cripto. Sono sicuro che è già pronto con la domanda dopo. Non era successo niente. E quindi le agenzie, poverine, che facevano i siti internet, venivano cacciate. Non c'era più mercato. Non sapevano più che cosa vendere. E hanno cominciato a vendere il metaverso. Ma mica quello di Zuckerberg, che ancora. E loro, ognuno ne ha fatto uno, della roba in 3D,
che sembravano del 1980, dei videogame con dove dentro non c'era nessuno. The Foof of the Foof, quella parola purtroppo, così come è stata adottata da Mark Zuckerberg per il proprio business, è stata anche adottata dalla maggior parte dei venditori di questo nulla, perché in teoria puoi al massimo vendere un'app per un device e pensare di farle avere successo, dicendo che il loro era il metaverso, e c'erano metaversi, il nulla totale. Fortunatamente, come sapete, hanno smesso, perché adesso si occupano tutti di intelligenza artificiale, gli stessi, quindi non ci sono più, per cui non sentite più parlare di questa parola. Però per 2 anni ho fatto una bella battaglia cercando di spiegare alle persone, soprattutto alle aziende, di non comprare il metaverso. C'erano quelli di prosciutti che facevano il loro metaverso, un incubo, buttavano via soldi a badilate, e infatti non c'era nessuno, c'erano loro che si guardavano il prosciutto in 3D, pure a scacchi, ed erano tutti felici, e avevano speso 100.000 euro per guardare il prosciutto, neanche con la maschera. Se ve lo ricordate, era pure sullo schermo normale del computer, neanche con un visore, perché ovviamente, e quindi spendevano 2 euro per fare il sito, lo vendevano in metaverso, e lo vendevano a 100.000. E io ero disperato, cercavo di spiegargli. In realtà è stato questo, è stato il fatto che l'associazione cercava di promuovere questa fiera virtuale, e diventava davvero complicato, le persone non capivano che cos'era la fiera virtuale. Però poi ci associava, ah, allora è il metaverso, e tu sei entrato in un nome comune, forse, utilizzare il metaverso anche all'interno dell'associazione. Lo stesso è andato recentemente, perché insieme ad altri, insieme appunto alla nostra associazione, ho realizzato un progetto di laboratorio immersivo per bambini autistici. Wow. Abbiamo vinto un premio e abbiamo, nel nome di laboratorio immersivo, è nato la parola sottomia, che messo metaverso. Infatti il premio lì, però, c'è scritto esattamente così. Vedi, io non ho nessuna guerra religiosa, è il significato che c'è dietro e il danno che fa. Avete sentito prima, quando ho parlato del futuro, realtà aumentata, dappertutto, realtà virtuale, dappertutto, non sono cieco. L'importante è chiamarla col proprio nome, perché se la crami col proprio nome è più difficile che tu venda fuffa. Proviamo a tornare su qualcosa che sicuramente ti farà sorridere, ti direi proprio. No, ragazzi, cioè, ma voi dite, ah beh, ovvio che fai così, ti pagano, programma, figo. No, cioè, allora, io sono veramente tanti anni che dico, bisogna parlare alla gente di questi temi, non è possibile, e bisogna farlo con competenza. La televisione ogni tanto lo fa, ma lo fa spesso all'interno di programmi di giornalismo, cioè di giornalismo, di informazione, in cui di solito ci sono giornalisti che toccano questo tema, ma lo fanno in modo spesso inadeguato, scorretto, perché non sono dei giornalisti vari, che si occupano di cose varie. E no, a volte non sono così bravi nell'andare ad approfondire, qualcuno è bravo, ma la maggior parte purtroppo no, la notizia, eccetera, soprattutto in campo scientifico. Per cui sono veramente tanti anni che dico, fatemelo fare. E siccome è considerata la cosa più scaccia audience che esista, è sempre stato difficile. No, alla 7 nel 2001, era appena diventata la 7, mi avevano dato un programma, si chiama Mr. Web, se andate a cercarlo, c'è uno biondo, molto tamarro, perché dentro sono tamarro, è più divertente, con un mantello bianco, con un coso, un robo, dico delle cose a caso, in realtà cercavo, se andate a vedere è bellissimo, perché dico, faccio vedere delle cose divertenti e poi faccio vedere come si usava il computer, perché oggi fa ridere, ma fino a pochi anni fa, chi voleva usare questo mondo doveva farlo attraverso il computer, non c'erano i tablet, non c'erano gli smartphone, era il computer. Quindi sai usare il computer, per cui era necessario farlo, e lo spiegavo. Vi dico solo che il programma è iniziato l'11 settembre del 2001. Sì, è andato, diciamo che non è in considerazione nessuno, perché si guardava alto, giustamente, e ha chiuso nei primi mesi del 2002. Finito, dopodiché qualcosina in una rete secondaria di Sky, RTL 102.5, dove ho avuto l'opportunità di arrivare a un grande pubblico, e poi la Rai, e poi però sempre cose minori, perché comunque dai, uno va a tenere in famiglia, farà 800.000, 1 milione di spettatori,
e anche se un target molto particolare, no? Prevalentemente persone anziane che stanno a casa, senza nulla togliere, sono da aiutare anche loro, è molto, però non era un target questo. E a un certo punto Antonio dice, sappiamo con Jamie, cioè ha fatto qualsiasi cosa, la storia della televisione, tra l'altro una persona fuori da qualsiasi meccanismo tradizionale del mondo televisivo, che ha detto, proviamo, gli avevo segnalato delle cose, proviamo, se andava bene, gli ha dato un buco di spazio su. Peraltro ci sono stati anche dei, come dire, c'è stato anche qualcuno che ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote, e quel giorno che è arrivato il tentativo poco pulito di mettere i bastoni tra le ruote, Antonio ha detto, se c'è, ho visto, vai in onda il turno adesso. E quando uno ti apre quella porta, ti permette di arrivare al grande pubblico, scommette, perché vedete, oggi le aziende di comunicazione e gli editori non ci sono più, sono aziende pure, non ci sono più gli uomini. Io prima ho citato Claudio Cecchetto, con cui iniziamo, uno possedeva tutto, decideva lui, basta. Adesso non c'è più chi decide, sono tutti secondari, nessuno decideva niente, hanno tutti paura di sbagliare. E nessuno decide niente nel mondo dell'editoria, nessuno prende rischi. Antonio è uno dei pochi rimasti che decide tutto lui, è suo il programma, non va in onda bene, ma il programma è suo, domani lo puoi mettere in onda, vedi qua, è suo. E quindi è uno di quelli che dici, nel bene e nel male, c'hai almeno una persona da ringraziare, dove dici, wow, ma non perché mi dà uno stipendio che non me lo dà, tipo, non perché mi paga o perché mi dà la visibilità che io manco uso, vivo a Londra da 15 anni, manco mi senti, cioè solo quando vengo qua, non mi conosce, se no, quindi non mi frega veramente. E perché comunque c'era, cioè, e lui voleva una cosa 20 anni fa, riuscire ad andare alla massa, ad aiutare, perché sapevo che poteva essere utile se riuscivi a farlo. Posso chiedere una cosa sulla striscia? Come funziona la puntata, cioè tu interventi tra i la puntata lo so, ma non mi va. Per quanto riguarda a me è facile, io produco tutto da Londra, registro da lì, ho il mio studio a casa, tutto quello che va in onda è fatto da lì, siccome sono io il consulente scientifico per il digitale di striscia, per cui sono io che penso alle cose a fare, misto tra intrattenimento senza paura e cose più profonde, più serie. Non è che l'intrattenimento non sia serio, Striscia è un programma serio, non serioso, no? Io non sono serioso nemmeno io, questo lo ricordo, l'ho inventato io questo qua, me l'hanno detto loro, mi fa niente, ho inventato niente, dice la regina, sì, me lo faccio quello. La regina non c'è più, si può cambiare. Non c'è più, è inventato per questo. E quindi decido di cosa parlare, ovviamente ci sono gli autori che sono i filtri verso il mondo televisivo, cui ormai si ha un'ottima relazione. Antonio non mi ha mai detto una sola volta cosa non dovevo fare, non dovevo dire, non, cioè, sono libero, sono felice, arrivo alle persone, pare che piaccia. Quando mi dicono ci vorrebbe un programma di nuovo, io dico no, cioè soddisferebbe il mio ego, ma raggiungerei 500.000 persone già interessate a quel settore, quando in realtà io voglio raggiungere quelli che mangiano e che dicono non si frega il digitale. Aspetta, guarda cosa dice. È vero, è una storia di niente questa cosa. Ecco, è il mio più grande successo. Ho provato a spostarmi su Marco Mizzi. Ma mi interessa. Ma cos'è? Ma siete sicuri che non vi annoiate? Che carini, che si grazie. 1.0, allora io mi chiamavo 1.0, cioè ci sono stati anni della mia vita in cui io, il mio nome era 1.0, poi è scritto così, in realtà io insistevo perché ho sempre rotto le scatole col mio nome, anche quando ne usavo la vita, UNDO, nome, cognome, 1.0, chi sbagliava mi arrabbiavo, come ora mi arrabbio quando non dicono Marco, che mi sai, ognuno ha le frutisse. E quindi perché 1.0? Perché era la prima versione di ogni software. Perché 1.0 è la parte più piccola delle informazioni, bit. Questo mondo prima che ovviamente arrivasse dopo 10 anni circa, è arrivato uno, Tim O'Reilly, che ha detto il web è più quello di una volta, chiamiamolo 2.0. Ed è nato il web 2.0. Chiamami 1.0 perché no, non c'era. Finito, questa era la prima cosa. Grande, carino, sì, mi sono sposato dopo 22 anni con la stessa persona, abbiamo due figli, uno di 12 anni, uno di 20, abbiamo tutti a Londra, il piccolo è un chic, ma quelli malati,
ti dice allora per forza mi devi dire l'avrei obbligato, no, l'altro ne ha 20, fa musicista, via legge, politico, un altro film, pensate a tutt'altro, non mi supporto per cosa dentro, potete essere quello che volete, mi può piacere, quello che vi pare, basta che siate etici, legali, rispettosi degli altri, fate quello che vi pare, vivete felici, quella cosa più bella, non dovete fare niente di quello che vi dico io, e infatti vengono a chiedermi consigli da sempre, non gli obbligo a farlo. E quindi il piccolo invece ma eccolo che carino, e lui con i miei occhialettini così, e adesso faremo una pubblicità per un resto insieme, un segreto, ma ve lo dico, nei prossimi giorni la prepariamo e tra qualche settimana andrà in onda e parleremo di una cosa che è utile alle persone. E sostanzialmente lui è veramente così, è un geek matto, proprio tu dici ma sa pure parlare in televisione? Sì, perché comunque in Castiglia si respira quell'aria lì, poi lui a Londra ha fatto un po' di provini, ha voglia di fare quelle cose, l'hanno anche preso, una volta solo l'hanno preso, ho fatto una marea di provini la prossima volta a fare la controfigura del film Matilda, che è uno dei film più famosi che esista, hanno fatto remake adesso, c'è anche ovviamente musical con questo film, e era il doppiatore fisico di quello che mangia la torta, perché conosce il film e si sfonda, però ha passato tutto il tempo dietro il set senza aver mai lavorato, perché quell'altro stava sempre benissimo, e quindi però ha fatto tanti provini ed è molto talentuoso ed è un matto proprio che smonta, mi sento io da piccolo. Però se domani decidesse di andare a vivere su un altopiano a far crescere pecore, lui è felice, andiamo bene. E mi hai ricevuto dei piattacchi, visto che l'hai esposto così pubblicamente? Io prima ho mostrato alcune foto di me con mio figlio e alcuni commenti da persone che ritenevo amici sono arrivati in modo molto, molto diretto. Tu addirittura, in questo caso, correggimi se sbaglio, in molte più volte, adesso sono diventate tante puntate di Striscia in cui puoi usare lo stesso nome CC, visto il nome di tuo figlio, in realtà sta dietro un linguaggio fatto da ragazzo, per i ragazzi, sicuramente arriva in modo diretto, però quanti fatti ricevuto? Ma su di lui poca roba, devo dire, un po' perché io non ho una vita social personale, cioè se mi seguite lo sapete, per chi mi segue, chi mi seguirà, non pubblico la mia vita, è difficilissimo, pubblico solo cose di lavoro che siano utili alle persone, prevalentemente cose inutili alle persone, quindi cose attento alla truffa, succede quello, sappi che succede quello, di me parlo molto poco là dentro, poi io magari quello che parla, però cercando sempre lì, quindi non c'è la mia vita personale lì dentro, mai fatto una foto in casa, poca roba, non so sapere, insomma, ma le cose leggerissime, pochissime. E avete presente fare di essere volontario. E lui è in televisione, sia in televisione si è protetti dalla televisione, ci sono regole, ci sono tutta una serie di cose. I bambini in televisione o a fare cose sane o al cinema ci sono da sempre, da 100 anni, e come, in più viviamo a Londra, lui non viene, lui proprio non. Già ha un papà perché si guarda, no? Che della fama ne frega niente, cioè non la vive come una questione come dire, importante nella vita, perché è pericoloso, quella parte viene, e soprattutto i figli, io ho conosciuto in passato figli di persone note che avevano una vita complicata, perché vedete, loro sono a noi, cioè no, quando ti conoscono ti danno vantaggio. Il ristorante è sempre aperto, se il bambino perde una cosa me la vanno a prendere, e un adulto magari è consapevole, no, io no, e pensa che se gli cade una roba gliela ridagli, pensa che lui può dire no, sì, e gli altri lo considerano lo stesso bene, ma nel mondo reale non è così, lui vive in un altro pianeta, vive a Londra, tutte queste cose non le sa, non gli frega nulla, quando lo chiamo per fare aiuto di Striscia fa, ma io devo studiare, ma io sono le mie robe, se voglio di farlo, metti, sei preso un impegno, e l'ultima, hai preso un impegno, se poi non lo facciamo più, no, lo voglio ancora fare, ecco, però se lo vuoi ancora fare, poi mi devi dire, però lo devi fare, perché è un impegno che ti prendi, no? Semmai dimmi che non c'è più voglia, la rendiamo lì, ma questa che hai detto che la facevi, la devi fare. E allora è sempre, no, giusto, però non gli frega niente di là, cioè fa quello che c'ha voglia, insomma, no? E non è preso da quel mondo, è lontanissimo, non è sui social,
social, come si dice in italiano, social. E quindi non è esposto. Sì, ogni tanto qualcuno dei commenti, dei disgraziati, che io non li cancello e non gli rispondo, ci pensano gli altri, perché di solito non ho niente da nascondere quando qualcuno critica, o è uno del mondo cripto, cioè, No, è vero. Se io tipo pubblico, non so, guardate che belle telecomandi, guardate che belle telecomandi, faccio clic, vado a vedere, esperto di cripto blockchain, calma. No, ma non perché sono uno stupido, perché ce l'hanno con me. No, ma adesso abbiamo anche di quello di Marco, mica l'hai lasciato da parte, abbiamo messo senza censura, e non c'è senza censura. Io per arrivare a te non ho parlato direttamente con te, sì. Ho parlato con una persona, Allora, mia moglie mi segue da tantissimi anni, io ho un team di persone come Laura, ecco, là, che mi segue sulla parte, c'è Gabriele che si occupa delle mie cose digitali, di tutto, lei pubblica e produce, l'altro fa alcune strategie, fa la rivista, perché è una piccola rivista che diffondo solamente ad alcune persone che voglio io. Non è in vendita, Ilaria che si occupa adesso delle mie cose universitarie, c'è Caro che si occupa di me, è la persona più vicina da sempre. Io ho avuto una vita strana, nel senso che come tanti, ma è fatta di alti e bassi come tanti, e io ho conosciuto Caro quando io ho avuto un'ex moglie senza figli, che la prima moglie è durata un anno, e io ho conosciuto lei un anno dopo questa separazione. E questa donna, come a volte capita, a volte lo fanno gli uomini, a volte le donne, mi ha voluto creare cose. E quindi c'è stato un momento di grande successo che poi è stato seguito da un momento di grande crisi economica. E lei mi ha conosciuto in quel periodo. E da allora insieme a me abbiamo un po' ricostruito delle cose insieme. E lei c'è sempre stata nel bene, nel male, nelle difficoltà, e insieme abbiamo creato tutto. E la persona di cui mi fido di più, che conosce anche i dettagli. E allora ci sono cose che fanno gli altri, ma tutto quello che riguarda cose un po' più richieste, dove c'è bisogno di mettere tanta testa, di non fare errori, perché io sono molto attento a come comunico, a quello che, da dove appaio, con chi, no, sono molto attento a tutto questo, non lei è la persona di cui mi fido di più. E l'ho sposata neanche un anno fa, dopo 22 anni, ed è strano perché i nostri amici divorziano, non c'è più. Mi sembra che il lavoro che mi ha. Grazie.